Benvenuti, questo è un appuntamento speciale interamente dedicato all'assemblea paritetica ACP-UE. Di cosa stiamo parlando? Ve lo dico subito. Si tratta, pensate un po', di un'istituzione unica al mondo. Ne fanno parte 78 membri eletti nei paesi di Africa, Caraibi e Pacifico, e da qui la sigla ACP, e 78 europarlamentari. L'obiettivo di questa istituzione è promuovere il dialogo tra nord e sud del mondo. Questo per rinforzare la democrazia, la consultazione e il dialogo. Questa istituzione si riunisce almeno due volte l'anno. La 28esima sessione dei lavori si è appena conclusa, si sono tenuti a Strasburgo presso l'Europarlamento dal 29 novembre al 3 dicembre scorso. Noi vogliamo raccontarvi che cosa si è detto, perché se ne parla poco, ma gli argomenti discussi sono molto importanti. Pensate, si è parlato di terrorismo, di Ebola, di malnutrizione, ma dopo vi racconteremo bene tutto. Per farlo abbiamo qui i due co-vicepresidenti italiani dell'Assemblea. Alla mia sinistra abbiamo l'onorevole Cécile Kyenge, che è deputata eletta nel Partito Democratico e in Europa siede tra le file del gruppo SD, cioè l'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici. Benvenuta, grazie per essere qui. Alla mia destra abbiamo Pier Nicola Pedicini, che è rappresentante del Movimento 5 Stelle e in Europa siede nel gruppo dell'FDD, cioè il gruppo dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Grazie per essere qui. Incominciamo subito e parliamo di Ebola. Il virus per ora, sottolineo per ora, sembra confinato a tre paesi africani, la Liberia, Sierra Leone e Guinea. Quello che vi chiedo, e comincio da lei, onorevole Kyenge, è: in Europa possiamo stare tranquilli? E soprattutto, cosa si sta facendo per sostenere questi paesi colpiti da questa epidemia? Guarda, questa domanda intanto mi riconduce anche a far capire esattamente il lavoro che noi abbiamo fatto e quello che si può fare. Vorrei rispondere prima di tutto come medico. Io sono medico oculista, quindi ho lavorato per tanto tempo anche su malattie trasmissibile. Ebola, devo ricordare che ha un tempo di incubazione che va da 2 giorni fino a 21 giorni. E in questo periodo qui, il tempo di incubazione in cui il virus rimane all'interno dell'organismo ma non esce fuori, quindi la malattia non è manifesta. Dal momento che la malattia si manifesta, allora lì comincia anche il periodo di contagio. Dal momento del contagio, noi dobbiamo considerare che per essere contagiato bisogna essere in contatto, entrare in contatto con carcasse di animali oppure con cadaveri oppure anche direttamente in contatto con una persona che ha una malattia manifesta, cioè attraverso fluidi corporei. Ora, quante possibilità ha e quante probabilità ha un cittadino europeo di entrare in contatto con quanto vi ho esposto? Quindi questa, in qualche modo, bisogna anche fare una buona informazione, una buona conoscenza da un punto di vista professionale, evita comunque anche una psicosi proprio che si dilaga attraverso la gente. Da un punto di vista politico risponderei anche attraverso ciò che abbiamo verificato negli ultimi giorni, cioè delle strutture, un buon investimento, avere delle strutture sanitarie, infrastrutture molto saldi, una politica molto forte, evita di propagarsi quindi di una malattia a una velocità come quella che abbiamo visto in questi tre paesi. È il caso della Spagna, l'unico caso di contagio dell'infermiera che è stata contagiata in Europa è stato velocemente contenuto grazie anche all'efficacia di del sistema sanitario. Quindi politicamente noi dobbiamo anche tenere ben presente che un forte sistema sanitario, un forte investimento in questo settore aiuta comunque a contenere la malattia. Bene, lei Pedicini cosa ne pensa? Sono completamente d'accordo. La prima cosa è la conoscenza della malattia e sicuramente su questo influisce tantissimo il fatto che l'epidemia di Ebola, il contagio dell'epidemia di Ebola avviene soltanto quando la malattia è sintomatica. Questo determina il modo con cui ci si può comportare per evitare che vi sia una diffusione
esterna, una diffusione transfrontaliera, quindi verso i paesi, a partire dai paesi in cui si è sviluppato il focolaio, ma verso i paesi esterni. Quindi se ci riferiamo alla nostra tranquillità, questo è un punto fondamentale nel momento in cui si vanno a fare i controlli e le analisi anche agli aeroporti, per esempio. Però io non sono lo stesso tranquillo, anche se lo è diciamo la nostra popolazione, se l'Europa stessa, non è detto che io sia tranquillo lo stesso, perché se muoiono gli africani e non gli europei, non è che io sto così tranquillo. C'è un problema che riguarda, che attiene alla diffusione interna. Allora, anche in questo caso l'informazione è la prima delle cose. Ad esempio, è chiaro che i rituali funerari hanno avuto una importanza in tutto questo, quindi far capire anche alle popolazioni locali che certe modalità, certe culture, cioè certe usanze hanno avuto un'incidenza in tutto questo è importantissimo. Però al di là di tutto, visto che noi abbiamo comunque una conoscenza parziale della malattia, e questo l'ha dimostrato il caso del medico italiano, un infettivologo, molto avvezza ai protocolli, perché lui lavorava in marina militare e quindi con 20 anni oltre di esperienza comunque si è ammalato. Allora può succedere che anche quando conosci i protocolli, li adotti fino in fondo, questo non ti mette al sicuro del contagio della malattia. E per me, quindi, e per noi, rimane la via principale di terapeutica di contrasto a questa diffusione, rimane l'approvvigionamento e quindi lo studio di un vaccino. Purtroppo le case farmaceutiche in tutto questo hanno avuto un ruolo davvero controverso, perché la Glaxo aveva annunciato qualche tempo fa che avrebbe approntato 10.000 vaccini, 10.000 dosi di vaccino per l'inizio del 2015 e poi ha rimandato all'inizio del 2016. Ora, il vaccino, se c'è un ritardo, cioè può essere un ritardo di qualche mese, ma non di un anno, e allora questo tradisce il fatto che c'è stata una mancanza di un accordo commerciale. Quindi da una parte la gente muore e dall'altra non c'è un accordo commerciale, non si sviluppa un vaccino per questo motivo, e questo è davvero vergognoso. Sì, forse non ho risposto alla seconda parte, che sì, era quella che riguardava cosa si può fare, sì, effettivamente, quindi riagganciandomi un po' al discorso anche della ricerca, quindi del vaccino. Io devo proprio qua esprimere anche la mia amarezza in tutto questo, perché l'Europa si è mossa dal momento in cui ha visto che c'era un pericolo per la popolazione, quindi una risposta tardiva, e questa lo devo dire, e bisogna che le persone sappiano che quando si fanno delle politiche anche economiche, quando si fa una collaborazione con un altro paese, l'Europa deve smettere di essere eurocentrica, cioè bisogna farlo nell'interesse comunque di ogni persona. E quindi riagganciandomi a questo discorso, 1 miliardo, che è quello che è stato messo in campo appunto dall'Unione e da tutti gli Stati membri, non è sufficiente e poteva essere investito prima, diversamente, attraverso la prevenzione, con risultati molto efficaci. Quindi forte struttura sanitaria, investimento in loco, formazione, ricerca, ma soprattutto una politica sostenibile a lungo termine, che è su questa che dobbiamo puntare. Bene, cambiamo argomento, parliamo di risorse naturali. Noi stiamo parlando di Africa, Pacifico e Caraibi, e questi sono paesi ricchi di risorse naturali, e non penso solo al petrolio, minerali, diamanti, rame, c'è veramente di tutto. Ora, queste risorse perché non contribuiscono alla ricchezza del paese? Perché di fatto non danno frutti in termini di lotta alla povertà? Ricomincio da lei, Pedicini. Anche qui l'Europa si è dimostrata ipocrita. Io lo dico con estrema sincerità, si è dimostrata molto ipocrita. Noi abbiamo iniziato questa assemblea paritetica ACP Unione Europea parlando di una risoluzione che è stata già approvata nella precedente edizione, che trattava proprio dello sfruttamento delle risorse minerarie nel senso ampio in Africa, ma anche negli altri paesi dell'ACP. Ora, in questa risoluzione si parla di risorse minerarie, si parla di sostenibilità, ormai è un termine che viene diffuso e viene anche abusato in maniera ridondante, no?
E però poi ne viene fuori l'ipocrisia dell'Europa. Perché? Perché noi qui in Europa, io faccio parte della Commissione Ambiente, sono il coordinatore della FDD e della Commissione Ambiente, noi in Europa approviamo un pacchetto clima-energia che mira a un obiettivo principale, quello del contenimento, dell'innalzamento della temperatura globale sotto i 2 gradi. Questo perché sappiamo bene quali sono gli impatti di questo riscaldamento sulla nostra modalità, diciamo, sulla vita di tutti. Lo paghiamo in termini di dissesto idrogeologico, in termini di alluvioni, sono cose che sperimentiamo ogni giorno. Quello dipende dal riscaldamento globale del pianeta. Allora abbiamo innescato una politica che mira a fronteggiare questo riscaldamento con il nostro pacchetto clima energia, dove si vuole abbattere le emissioni dei gas serra, certamente, ma soprattutto si vuole abbandonare quelle fonti energetiche che sono la causa di questo innalzamento della temperatura, e quindi il fossile, il carbone e il petrolio, ci sono anche gli altri minerali certamente. Siamo partiti da questa risoluzione che invece dall'altra parte vuole sfruttare ancora queste risorse in Africa, perché in Africa ci sono per la maggior parte, anche negli altri paesi ACP. Quindi noi europei da una parte diciamo che siamo i primi della classe e pretendiamo che gli Stati Uniti e la Cina facciano lo stesso investendo sulle fonti rinnovabili, perché non abbiamo quelle esauribili. E poi d'altra parte invece facciamo accordi per sfruttare le fonti minerarie che sono quelle a disposizione dell'Africa. Se veramente vogliamo combattere il riscaldamento globale del paese, perché veramente ci crediamo, allora noi saremmo dovuti andare in questa assemblea a proporre le nostre soluzioni basate sulle fonti energetiche rinnovabili e quindi davvero sostenibili, non sullo sfruttamento delle risorse esauribili che sono a disposizione dell'Africa. Questa è una vera e propria contraddizione, veramente anche in questo caso molto vergognosa. Chiaro, onorevole Chianci? Sì, la mia posizione è che si rafforza un po' anche in questo confronto con gli ACP e un'altra, è quello che io metto in discussione, è proprio il tipo di collaborazione, il tipo di rapporto anche con gli altri paesi, e questa al di là della posizione dell'Europa, perché occupandomi soprattutto anche della parte politica, e io in questo momento sto monitorando anche qual è il grado della democrazia in molti paesi, e quello che ho registrato è il fatto che molti di questi rapporti sono basati da una parte sul fatto che l'Europa impone comunque la sua politica ad alcune regioni, ma dall'altra parte noi ci troviamo con una classe politica che è impreparata, perché viene messa comunque lì perché deve rispondere ad alcuni bisogni, quindi quella di richiedere una partecipazione dal basso. Quindi il mio impegno è proprio quello di dire: lo sfruttamento deve finire dal momento che un popolo prende coscienza di quello che ha sul territorio, scegliendo una classe politica adeguata. E all'ordine del giorno il tema della corruzione, e questa attraversa non soltanto il nostro paese, ma attraversa l'Europa, ma attraversa anche l'Africa. Cioè la corruzione su tutto quello che riguardano le risorse proprio del territorio va a danneggiare proprio quelli che non hanno voce. Allora qui io richiamo la responsabilità politica di proteggere, la responsabilità politica di proteggere è anche quella di sapere mettere in atto delle politiche adeguate, e quindi al di là di quelle che sono proprio le cause, insomma, dello sfruttamento, è proprio la qualità dei rapporti tra la classe dirigente degli ACP e anche quella dell'Europa, che noi dobbiamo cercare di trasformare attraverso il nostro impegno. Perché questa assemblea è particolare? Perché è espressione del popolo, perché sono i deputati che sono stati eletti dal popolo e quindi vanno al di là di quelli che sono i rapporti tra gli stati. E credo che partendo proprio dagli ACP noi dobbiamo cercare di promuovere la partecipazione democratica dal basso, per avere una classe dirigente che è una classe scelta dal paese, ma soprattutto dove combattiamo la corruzione sia da una parte che dall'altra. E qua posso dare l'esempio anche del land grabbing, l'accaparamento delle terre. Se vogliamo spiegare che il popolo in questo momento non è più padrone nemmeno delle sue terre, perché sono messe in mano alle multinazionali e non riescono nemmeno a sfruttare le proprie
proprie risorse naturali, senza parlare di quello che ha detto il mio collega, che io condivido in pieno, ma rimango sul fatto che le responsabilità sono da entrambe le parti, perché dall'altra parte, ahimè, ci troviamo con un processo che deve essere rafforzato attraverso una collaborazione un po' più forte. Cioè, il mio impegno è quello di appoggiare un osservatorio, perché da qui a 2-3 anni ci saranno le elezioni in molti paesi dell'Africa. Aiutiamo e non imponiamo, aiutiamo a fare un percorso di scelta, un osservatorio per la democrazia, per scegliere una classe politica pulita, trasparente, anche se lo dovremmo fare anche a casa nostra. Cioè, è un po' da tutte le parti. Si potrebbe iscrivere al Movimento 5 Stelle. Siamo democrazia dal basso, no? Le sue parole. Il Partito Democratico è questa. Noi abbiamo la possibilità all'interno del Partito Democratico di avere voci diverse. E questa, per me, l'ho sempre detto, è come il souk, cioè dove ci troviamo diverse anime e dove ci troviamo a confrontarci e arrivando sempre a un compromesso. Questa deve essere. L'assicuro che anche da noi. Io gli spiego cos'è casa mia e poi. Lei è d'accordo sull'osservatorio che auspicava? Sì, adesso? Certamente, sono d'accordo e condivido anche il fatto che noi abbiamo avuto la possibilità di dialogare con coloro i quali rappresentavano il popolo. Ho avuto un'impressione diversa nel momento in cui invece sono arrivati i capi di Stato, che avevano una visione molto diversa, e è lì, esatto, che viene fuori questa criticità e questo cortocircuito. Apprezzo, spiegateci bene, perché arrivati i capi di Stato e... Beh, i capi di Stato sono coloro i quali partecipano a una, diciamo, sfruttamento del territorio anche dal punto di vista delle risorse di cui parlavamo prima. Ci sono accordi che vengono presi anche per controllare il territorio e quindi probabilmente quello che si innesca su queste aree, lo sfruttamento stesso, è possibile proprio perché ci sono degli accordi vantaggiosi per alcuni e non per la popolazione in generale, mentre noi abbiamo parlato con i parlamentari che erano eletti dalle persone, quindi non erano rappresentanza di questi accordi che avvantaggiano alcuni, ma piuttosto della popolazione in generale, che per lo più invece non gode di questo beneficio, di quelle risorse che pure hanno. Chiarissimo. Un altro argomento discusso in assemblea è il terrorismo. Vi chiedo quali sono le cause del diffondersi del terrorismo nei paesi di Africa, Caraibi e Pacifico, perché poi parliamoci chiaro, chi ci va di mezzo sono sempre i più deboli, donne, bambini, esatto. È una categoria, quella dei giornalisti anche, che è colpita duramente, sì. Perché poi ci sono dinamiche che ben conosciamo. Riparto da lei, onorevole Pedicini. Per me è ancora questo, il motivo è ancora legato e correlato a quello che abbiamo appena detto. Noi occidentali, io non voglio fare adesso, non voglio marcare troppo questo aspetto, però noi occidentali, e in questo non va considerato soltanto l'Europa, anche gli Stati Uniti, tutti i paesi, diciamo, che hanno sviluppato da più tempo una certa modalità di sfruttamento delle risorse, ma anche culturale in generale, sono lì presenti non tanto con le proprie aziende per sfruttare queste risorse, ma piuttosto per esportare un modello. Il modello si compone sicuramente delle compagnie minerarie che sfruttano i metalli, che sfruttano i diamanti insanguinati, che sfruttano il petrolio, il carbone, certamente, ma questo modello si accompagna, a quello che dicevo prima, al reperimento di un certo potentato locale che può tenere sotto controllo la popolazione e quindi consentire a loro di sfruttare le risorse minerarie con il massimo profitto, perché questo è il loro obiettivo, il massimo profitto. Quindi danno qualcosa che appaga qualcuno, piccoli potentati, e soprattutto vanno lì anche con armi, cioè alimentano un traffico di armi perché poi queste armi messe nelle mani della popolazione creano quel contesto di guerra, contesto che favorisce chi invece ha intenzione di sfruttare le risorse nella maniera in cui loro intendono fare, cioè praticamente col massimo profitto. È questo il modello che noi contrastiamo. Io sono convinto che se si crea disparità nella popolazione, piuttosto se si diffonde la ricchezza, non c'è bisogno di fare guerre. La guerra viene fuori nel momento in cui c'è lo sfruttato e lo sfruttatore, e soprattutto quando lo sfruttatore arriva là con armi che poi creano altri profitti,
arrivano là con armi che vengono diffuse in maniera illegale, ma soprattutto molto facile a tutta la popolazione. È chiaro che si crea un contesto molto critico, nella quale poi a pagare il prezzo maggiore saranno le fasce meno protette, quindi i bambini, le donne e chi vuole ancora di più. Onorevole Chienz, sul terrorismo. Sì, in effetti, riprendendo un po' quello che ha detto il mio collega, tutto quello che crea instabilità comunque diventa poi causa anche di terrorismo. E questo è stato uno dei temi su cui abbiamo discusso a lungo e devo dire che quasi all'unanimità anche la risoluzione è stata un po' votata da tutti, perché eravamo d'accordo su molti punti. E quindi il disagio, la povertà, le politiche di esclusione, quindi il mancato accesso all'educazione, all'istruzione, fanno tutto questo, creano dei serbatoi da cui poi alla fine chi arriva con delle proposte che possono essere, che sembrano migliore di quello che magari offre il paese, che poi si rivelano essere sbagliati, vanno a colpire proprio i più deboli, e i più deboli sono proprio quelli che non hanno voce, nessuna voce in capitolo. Quindi ci sono delle responsabilità molto forti. Quando io parlo, e molto spesso lo riprendo nei miei discorsi, della responsabilità di proteggere di uno Stato è quella di garantire i diritti, perché diritti e doveri sono due facce della stessa medaglia, e quindi questa diventa fondamentale, perché evita proprio quella classe di disagiati che alla fine diventa una bomba, cioè diventa una bomba che esplode in qualunque momento. Perché donne e bambini? Questa mi ha fatto riflettere tanto, ma per capire il perché, cominciando proprio dall'Africa, no, utilizza la donna come arma da guerra, ma parte da un fatto culturale, cioè nel senso la donna fino a pochi anni fa era il pilastro dell'Africa, e la donna è quella che garantisce comunque poi attraverso anche la procreazione, se vogliamo dire, anche la continuazione di intere generazioni. I bambini sono il futuro di un paese. Allora, quando non si riesce ad annientare il nemico sul campo di guerra, si va ad eliminarlo proprio fisicamente, e lo si fa attraverso il simbolo che era proprio la donna. Quindi è un fatto che deve ritornare alle proprie radici di quella lettura, rimettere in mano, e io, essendo anche presidente del Forum delle Donne, ho voluto insistere su dare opportunità alle donne, perché è da loro che dobbiamo partire, dalle donne, da questo concetto che la donna è il pilastro dell'Africa, perché se recuperiamo quel suo ruolo riusciamo anche a capire il perché il terrorismo e i conflitti vanno proprio a toccare la donna e i bambini, perché negano a un popolo il fatto di poter continuare, quindi non ci sono più le prove, e il fatto di negare una classe dirigente, che sono i giovani che crescono e che possono diventare i futuri dirigenti. Questo è un po' il ragionamento, ahimè, molto triste, ma che porta comunque a questo strumento che è diventata, esatto. Guardate, voglio restare su questo argomento, sui più deboli, voglio parlare di bambini, in particolar modo di malnutrizione. Vi metto sul tavolo una considerazione: siamo nel 2014, e ancora la malnutrizione è un problema. Vuoi per cause naturali che adesso magari mi spiegate, per problemi proprio, la siccità, non lo so, oppure per accordi commerciali sbagliati, perché quando si continua a mettere il profitto al centro di tutto, poi il debole le paga sempre le conseguenze. Ora, durante l'assemblea paritetica, cosa si è detto su questo argomento e soprattutto cosa si può fare in concreto? Sono stati presi degli impegni? Pedicini, parto da lei. Ma intanto prima abbiamo parlato di corruzione. La corruzione ha bisogno per alimentarsi di un terreno fertile. Il terreno fertile è quello della povertà. La povertà da quelle parti non è soltanto un fatto incidentale, è anche un fatto voluto, l'abbiamo detto, e sicuramente poi il risultato di questo è anche la questione della fame nel mondo, la fame nel mondo che si concentra molto fortemente da quelle parti. 1 miliardo di persone soffrono ancora oggi fame nel mondo, e poi a questi dati del 2014, 1 miliardo di persone. Esatto. A questi dati si aggiungono i dati relativi alla malnutrizione.
che aggravano ancora di più. Nella conferenza che c'è stata nel 1996, proprio sull'alimentazione, i Paesi membri si fissarono un obiettivo per il 2015, quello di dimezzare questi numeri entro il 2015. Siamo oggi nel 2015, siamo arrivati al 2015 e purtroppo questi dati sono stati confermati e addirittura sono aumentati rispetto al 1996. Dal nostro punto di vista bisogna agire con la cooperazione, soprattutto in tema di sanità, in tema di sviluppo delle politiche sociali, in tema soprattutto dal nostro punto di vista di riscoperta dei valori locali. Noi non dobbiamo andare là a esportare quelle cose che non sono compatibili con le tradizioni locali, con la vocazione dei territori, con le produzioni dei territori, l'agricoltura, quello che loro hanno sempre fatto e che debbono continuare a fare, ma valorizzarlo. Noi dobbiamo dare una mano a valorizzarlo e questo va fatto soprattutto tenendo conto delle nostre peculiarità. Se noi abbiamo qualche specificità in più rispetto ad esempio allo sfruttamento delle energie, bene, esportiamo quello, facciamo in modo che noi abbiamo delle energie rinnovabili che possano essere compatibili con i loro territori e soprattutto con la loro vocazione e diamo una mano invece a sviluppare le loro vocazioni, i loro prodotti e quindi ad autodeterminarsi in questo senso. Questo è il modo per combattere davvero la fame nel mondo da quelle parti e altrove, cioè quello di trovare le forze nelle risorse che sono a disposizione localmente. Onorevole Chiangio? Sì, il tema è molto delicato, ma attraverso questo confronto, a mio avviso, deve far riflettere non soltanto gli ACP, ma anche l'Unione Europea, a recuperare un po' quello che è il senso anche della propria cultura del cibo, perché è proprio a confronto anche con gli altri paesi che scopriamo anche l'importanza del contenuto nutrizionale di alcuni elementi, cioè che dobbiamo prima di tutto cercare di rafforzare attraverso uno dei temi che è uscito un po' da tutti, sia dagli ACP sia dall'Unione Europea, quella dell'agricoltura familiare, cioè un investimento dell'agricoltura familiare, tant'è vero che i paesi dell'ACP, cioè proprio quella di investire nell'agricoltura che riguarda comunque poi il... esatto, però questo punto era già contenuto in una norma che riguardava gli ACP, che era quella di dedicare il 10% anche delle loro risorse a quello che deve essere anche l'agricoltura familiare. Purtroppo non è applicata dappertutto, quindi noi abbiamo richiesto comunque agli ACP di riprendere quel punto del dedicare il 10% a questo tipo di economia, perché oggi a discapito della popolazione abbiamo queste... ci sono questi grossi multinazionali che fanno perdere anche proprio il senso, l'identità della persona sul territorio, che molte volte il fatto di recuperare, no, i valori del territorio, fanno perdere anche sostanze, cibi che sono locali, che hanno molto potere nutrizionale, che ahimè di fronte anche ad elementi, a prodotti che vengono da fuori, purtroppo vengono lasciati e quindi la popolazione diventa vittima della propria tra virgolette ignoranza, perché bisogna accompagnare culturalmente la conoscenza di tutto quello che c'è come ricchezza culturale del cibo sul territorio, quindi investire nel una politica integrata, da questo si capisce che bisogna andare verso una politica integrata, quindi in questa sulla malnutrizione bisogna mettere le politiche dell'agricoltura insieme a quella della sanità, perché bisogna fare un percorso del prendersi cura, quindi della salute, della conoscenza di tutto questo, mettere l'economia all'interno, mettere anche un elemento che è molto importante, ne abbiamo parlato tanto, l'acqua, cioè l'igiene e l'acqua va all'interno di questo, l'accesso all'acqua va all'interno comunque dell'agricoltura per permettere al piccolo agricoltore comunque poi di andare avanti. Io direi che il punto importante è quello di riuscire a fare una politica integrata di tutti i settori proprio per dare una risposta molto forte alla malnutrizione e su tutte le altre cose che sono strategie che dobbiamo prendere, in qualche modo arricchisce anche l'UE, perché anche noi poi a un certo punto andiamo a riscoprire
quelli che sono la memoria, insomma, del nostro cibo, la memoria di quello che c'è sul territorio e confrontandoci, certo, un po' con gli altri. Questo dialogo nord e sud, quindi sì, esatto, diventa non a senso entrarne... unico, esatto, ma diventa reciproco. Devo dire che in tutti gli argomenti che abbiamo toccato, più volte abbiamo parlato di queste multinazionali davvero senza scrupoli, entrambi avete fatto cenno a questa situazione, ma sono davvero così potenti queste multinazionali? Fredicini, cosa si può fare? Beh, io le conosco molto bene perché vengo da un territorio dove queste multinazionali esercitano il loro potere. A partire dalla Basilicata, da dove provengo, dove c'è l'estrazione del petrolio in Italia, si vengono a conoscere inevitabilmente queste questioni, le si conoscono nella misura in cui ci si rende conto della potenza economica. La stessa Eni ha un fatturato che da sola può competere con l'Italia intera, con il PIL, e quindi ci si rende conto di quanto sono potenti e di che modello esportano. È chiaro che poi, se si estende il discorso agli altri paesi, si capisce anche quale intendimento hanno per continuare a sfruttare queste risorse energetiche, quindi ad investire i loro capitali. Le multinazionali del petrolio, le multinazionali le compagnie minerarie in generale sono quelle che hanno i maggiori capitali investiti nel mondo, e quindi è chiaro che prima di poter avviare una transizione ci vuole del tempo e ci vuole soprattutto molta consapevolezza. Noi dobbiamo condividere la consapevolezza che quella è una strada sbagliata e che è una strada che va abbandonata, ma non possiamo pensare di abbandonarla in Europa e di incentivarla altrove. Se va abbandonata e basta, quindi ci vuole una consapevolezza su questo. Lei è d'accordo su queste multinazionali, il discorso, il profitto? Sì, l'unica cosa è che io non vorrei comunque che da qui si uscisse fuori con l'idea che tutte le multinazionali sono uguali. È chiaro che bisogna comunque far capire che se c'è qualcosa che non va, bisogna risolverle. E a mio avviso quello che manca, che ho visto in tanti casi, è che bisogna lavorare sulla legalità e sull'etica. Perché quando si va a investire in un paese, bisogna prima di tutto bisogna essere cosciente che quelle risorse prima di tutto sono risorse della popolazione e che devono andare a beneficio della popolazione. Lavorando su questo tema, è chiaro che tutti possono comunque lavorare e investire, ma quando perdiamo l'etica e la legalità, allora diventa difficile, perché diventa egoismo, diventa un lavorare per se stesso e non tenendo conto anche del luogo dove si va a lavorare. Quindi, insomma, vorrei fare questa, certo, pur certo, rimanendo certo d'accordo che, insomma, no, ci sono dei limiti che non vanno superati. Che ci siano multinazionali e multinazionali siamo tutti d'accordo. Sì. Io mi sono rifatto proprio a tutti i vostri discorsi, a sì, tutte queste multinazionali senza scrupoli, ed era riferito quello a quello. E bisogna combattere, insomma, proprio per questa... E siete d'accordo entrambi. Concludiamo questo appuntamento speciale ricordando che le prossime riunioni dell'Assemblea si terranno nel 2015, ce ne saranno due, l'ultima sarà nel dicembre in Mozambico. Ora fatemi chiudere con una nota polemica, però non prendetela così, perché secondo me chi ci guarda, chi ci segue, se lo chiede, secondo me legittimamente, ma la domanda è questa: ma alla fine queste riunioni, questa assemblea, non è che finisce per fare dei partecipanti una sorta di turismo esotico? Kienge, lo chiedo a lei. Sì, ma forse è anche proprio da questa domanda l'opportunità di spiegare al cittadino che cos'è questa assemblea. Prima di tutto è ACP e Unione Europea, per cui come ci riuniamo in Europa ci dobbiamo riunire anche negli ACP, e questa mi fa già uscire da quest'idea da quest'idea eurocentrica che mi dice non è che devo imporre agli altri semplicemente perché io devo risparmiare sui costi, ma la stessa domanda lo possono fare al cittadino dello Zimbabwe, certo, perché è ACP e Unione Europea. Quindi cerchiamo anche di vedere questi due punti, perché se partiamo sullo stesso punto, facendo capire anche il ruolo di questo organismo, allora viene meno anche questo concetto di turismo, perché già da turismo fa capire che non è chiaro il ruolo dell'eurodeputato, mentre il deputato europeo attraverso questo strumento, e l'abbiamo comunque dimostrato attraverso
attraverso questo dibattito, confrontandosi, elaborando delle politiche, e questa vi assicuro che è uno dei pochi strumenti dove sono i deputati eletti dal popolo, si confrontano, elaborano delle risoluzioni, delle politiche che poi rientrano attraverso un meccanismo. Quindi da questa domanda io rilancio questo appello a conoscere sempre di più il nostro lavoro. E la conoscenza è importante, il dialogo pure, sì, partecipare, esatto, pure. Pedicini, cosa rispondiamo al cittadino che ci fa questa osservazione? Noi abbiamo avuto un atteggiamento, in verità, all'inizio scettico. Siamo, per noi del 5 Stelle, che siamo presenti per la prima volta qui al Parlamento Europeo, è la prima volta anche nell'assemblea paritetica CP, ovviamente. E quindi siamo andati con un atteggiamento di tipo conoscitivo per capire da dentro di cosa si trattasse, se avesse un'utilità oppure no. Se fosse soltanto una fonte di spreco, visto che lei si riferiva a eventuali viaggi, oppure no. Questo per noi è davvero importante, fa parte di uno dei nostri punti, cavalli di battaglia della nostra posizione politica. Però devo dire che noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con i rappresentanti del popolo, i parlamentari lo sono, e attraverso quello instaurare un dialogo e una cooperazione e soprattutto capire quali fossero le aspettative da parte ACP. Sapere per esempio quali sono i temi delle piccole isole, no? Che soffrono moltissimo delle scelte che facciamo noi nei paesi, in Europa, negli Stati Uniti, e loro ne pagano le conseguenze anche in termini di cambiamento climatico. È importantissimo per noi capire i piccoli. Noi diciamo sempre che nessuno deve essere lasciato indietro, noi non intendiamo lasciare indietro nessuno, neanche le piccole isole, quindi è importante parlare con loro. Quindi da questo punto di vista per noi è stato interessantissimo e utilissimo partecipare a questa assemblea. Però ci voleva anche un modo diverso di interpretare le cose, cioè riconoscere che c'è un modo diverso. Per esempio io devo dire che sono stato davvero sconcertato nel scoprire che la presidenza italiana di turno non si è presentata qui, non si è presentata a tutti gli appuntamenti salienti di questa assemblea, non si è presentata alla cerimonia ufficiale, al question time, questo bisogna ammetterlo. È stata una cosa imbarazzante, perché io come italiano vedevo i volti dei parlamentari che erano stati snobbati nelle varie occasioni in cui era prevista la presenza della presidenza di turno italiana, sono stati snobbati, in nessuna occasione si sono presentati, e davvero ho avuto imbarazzo, mi sono sentito imbarazzato come italiano a essere rappresentato in questo modo, e quindi abbiamo cercato di dare qualcosa in più nei loro confronti per cercare di compensare quello che non era stato fatto dalle istituzioni che invece avrebbero dovuto fare. Però devo anche aggiungere che noi come delegazione italiana non abbiamo rappresentato egregiamente comunque il nostro paese, perché nessuno di noi ha lasciato l'aula dall'inizio alla fine. Questo è vero. Noi eravamo lì e io riconosco anche l'impegno che hanno avuto loro, perché nessuno di noi, quando qualcuno mi chiede di Strasburgo, io non so che faccia abbia Strasburgo, perché eravamo dentro dalla mattina alla sera e effettivamente ci siamo rimasti male tutti noi. Però credo che questa derivi anche dal capire l'importanza di alcuni strumenti, per questo rilancio conoscere. Ben vengano questi, questi eventi, sì, lo facciamo. Quindi, questo è una cosa che ci farà bene a tutti, insomma. Sì. Bene, bene, noi abbiamo concluso i nostri argomenti, speriamo di aver contribuito nel nostro piccolo a dare informazioni importanti su questa importante istituzione. Quindi ringrazio gli ospiti, cioè i due co-vicepresidenti italiani dell'Assemblea Paritetica, l'onorevole Cecil Kienge e Pier Nicola Pedicini. Grazie, grazie per averci seguito.